Buongiorno, 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 eccoci di nuovo qui per un nuovo appuntamento con il nostro Tabata. Allora, oggi faremo una cosa un po' diversa dal solito, perché tralasciamo sempre un po' quello che è il discorso delle braccia. È pur vero che fare un Tabata con le braccia non è proprio corretto, perché oggi andremo ad utilizzare dei pesetti e quindi non riusciremo proprio ad assolvere tutti quelli che sono i principi del Tabata, o come almeno voleva il buon Tabata. Però facciamo un misto tra un muscolare utilizzando quella che è la tecnica del Tabata. Quindi cerchiamo di farlo più sostenuto che possiamo, tenendo conto che comunque abbiamo un peso da sollevare e di conseguenza la velocità viene un pochino a mancare, si lavora di più sull'aspetto muscolare. Però è fondamentale inserire anche un'attività braccia perché è una parte del nostro corpo, soprattutto noi donne, che tralasciamo volentieri. Andiamo sempre a curare l'aspetto delle gambe, delle cosce, eccetera, eccetera. Ma per avere un corpo armonioso è importante anche andare a lavorare sulle spalle, sui muscoli, sui bicipiti, ma anche e soprattutto sul discorso della schiena. Quindi oggi andremo a fare quattro esercizi che ripetiamo 2 volte, 4 minuti sempre con lo stile Tabata, che se volete potete fare per 8 minuti e ripetere magari almeno una volta a settimana o ogni 10 giorni, alternando al lavoro che andate a fare su tutto il corpo e nello specifico sulle gambe. Bene, io inserisco il timer e vi do qualche indicazione su quelli che sono gli esercizi che andremo a fare oggi. Allora, me li metto qui davanti così ce li ho a disposizione. Andremo a fare, sono 4 esercizi facili. Io utilizzo i 5 kg. Voi utilizzate un peso che vi permetta di fare l'allenamento, quindi partite pure anche da 2 kg, massimo 3 kg. 1 chilo per chi sta appena iniziando, anche mezzo chilo per chi proprio all'inizio non ha mai fatto esercizi con le braccia. Quindi l'alzata principale, la prima alzata che andremo a fare è quella frontale, e faremo in questo modo. Scusate, la prima alzata facciamo, sì, frontale, va bene. Quindi frontale, quindi avanti, scendiamo su e giù. Poi faremo secondo un alternato tra alzate laterali, un braccio e l'altro, ok? Cercate di venire su bene, ok? Ultimi 2 esercizi li faremo da seduti, così teniamo bene la schiena appoggiata e andiamo a fare questo lavoro. Innanzitutto gli Arnold Press, quindi partiamo con le mani rivolte verso di noi, col palmo della mano rivolto verso di noi, e alziamo, andiamo a chiudere. Ok? Il secondo esercizio invece, cerchiamo di portare gomiti al livello delle spalle e spingo su, military press, ok? Spingiamo su e questo è l'esercizio. Cerchiamo di farlo il più sostenuto possibile considerando il peso che andiamo ad utilizzare e lo facciamo 4 minuti. Un primo circuito e il secondo circuito lo facciamo identico sostanzialmente. Ok, mettiamo la musica e partiamo. Welcome to Tabata. Ci Here we mettiamo go i piedi e in andiamo a five, fare le alzate four, frontali. three, two, one, Butto fuori l'aria quando salgo. Posiamo 10 secondi e riposiamo e poi alzate laterali. Via! Andiamo a fare gli Arnold Press da seduti, ben appoggiare la schiena. Three, two, one, go! Yeah.
Ok, ultimo esercizio, military press, salgo su. 3, 2, 1, go! Yeah. Spingo! Round 4! Ok, ripetiamo tutto da capo e andiamo a fare frontali. 3, 2, 1, go! Tutto fuori l'aria quando salgo. Sotto sotto. Addome contratto, che ci aiuta. Stop. Usiamo e andiamo a fare alzate alternate laterali. Ok, ci sediamo. Arnold press. 3, 2, 1, go! Round 7. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Ok, ultima. 5, 4, military press. 3, 2, 1, go! Single. Round 8. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok ragazzi, ce l'abbiamo fatta, molto bene. Allora adesso ci conviene fare un pochino di stretching, quindi allunghiamo la muscolatura. Se volete potete trovare lo stretch anche sul mio canale YouTube. Ricordatevi anche sempre, prima di fare qualsiasi attività fisica, di fare uno stretching dinamico, quindi andiamo a muoverci prima di, riscaldiamo prima di iniziare l'attività. Ci vediamo al prossimo Tabata, seguitemi.